pesante punzone si appoggia sui graticci. Un solo operatore comanda per touchscreen il processo di spremitura. La pressione comincia a salire, all'inizio indica 37 bar, poi 247 bar. Il valore nominale è raggiunto a 250 bar. Il succo comincia a colare, dapprima solo un filo, poi sempre più forte. Le piante di Tarasacco danno il loro meglio, rilasciando con il succo tutti i principi attivi. Un filtro separa le parti di pianta ancora presenti nel succo. Nel frattempo, il punzone della pressa risale liberando la pila. I teli vengono sventolati, lo scarto quasi secco cade su un dispositivo di trasporto che lo conduce all'aperto su dei mezzi pronti ad accoglierlo. Lo scarto diventa compost e quindi sparso nuovamente sui campi. Il ciclo biologico si chiude. Viene prelevato un campione di controllo in processo che verrà sottoposto ad un rigoroso test analitico. La produzione continua. Tramite un sistema con varie derivazioni di tubi in acciaio inox, mediante comando computerizzato, il succo spremuto fresco arriva al serbatoio di riserva. Quindi il succo passa attraverso le centrifughe per la chiarificazione ed arriva infine nel serbatoio di imbottigliamento. I succhi di piante fresche Schönenberger non contengono additivi quali zucchero, alcol o conservanti. Per la conservazione è necessario un breve riscaldamento. Anche se le bottiglie arrivano fresche e pulite dalla vetreria, le stesse devono sottoporsi comunque ad un'altra rigorosa pulizia. Un impianto di sollevamento con ventose preleva una bottiglia dalla paletta e la depone sul tavolo da lavoro davanti al nastro trasportatore continuo. Schönenberger impiega solo bottiglie a perdere, in quanto per legge le bottiglie per medicinali si possono utilizzare una sola volta. Quindi il nastro trasporta le bottiglie all'impianto di lavaggio. Nel cosiddetto sciacquatoio, le bottiglie vengono capovolte e risciacquate con acqua calda attraverso degli ugelli, quindi sterilizzate a vapore e asciugate con aria sterile. Solo ora le bottiglie vanno all'impianto di imbottigliamento. Il succo viene imbottigliato a caldo, la quantità esatta di imbottigliamento è di 200 ml. Le bottiglie piene vanno quindi all'impianto di chiusura dove vengono dotate di tappo avvitabile. Contemporaneamente ricevono un codice laser. La temperatura di imbottigliamento è di circa 80 gradi, perciò le bottiglie devono ora essere raffreddate e raccolte in blocchi da 360 pezzi. Rientra in funzione l'impianto di sollevamento che preleva le bottiglie e le depone sulle palette. Un muletto porta ora le bottiglie nel deposito di quarantena, dove rimarranno fino all'etichettatura e al benestare. Ogni paletta è chiaramente contrassegnata con nome del prodotto, numero di articolo, denominazione del lotto e data di produzione. E ancora una volta vengono prelevati campioni per il laboratorio, in base ai quali verrà verificato il contenuto di principi attivi e l'assenza di germi. Una volta ben stariate, le bottiglie escono dal deposito di quarantena e passano al reparto imballaggio. Una lavagna luminosa indica su quale prodotto si sta lavorando. Le bottiglie passano per il nastro trasportatore davanti al controllo visivo, dove ogni bottiglia viene controllata con gli occhi davanti ad un campo luminoso per verificarne il riempimento e lo stato. Quindi, sopra la bottiglia viene applicato un misurino. Ora si procede all'impianto di etichettatura, dove le bottiglie vengono provviste di etichette. Segui quindi la stampa del numero di lotto e della data di scadenza. Tutta la sezione imballaggio lavora in automatico. Per il controllo e la ricostituzione delle scorte sono peraltro necessari operatori specializzati. Viene quindi aggiunto un foglietto informativo e la bottiglia viene inserita nel pacco, che viene contrassegnato con numero di lotto e data di scadenza. Chiuso e incollato su ambo i lati. Quindi raggruppato a formare un blocco e inserito nel cartone da trasporto. Il cartone viene chiuso e incollato. Finito. Il muletto porta i cartoni fino al benestare nel magazzino merce pronta e quindi nei camion pronti per la consegna al cliente.